Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è un bel giorno perché sto andando a pescare, ragazzi, e vi porterò con me sott'acqua e lo faremo subito, Per tutti coloro che mi stanno vedendo così conciato e stanno dicendo nella loro mente: wow, di nuovo la scomposizione di immagine estrema, vediamo se funzionerà anche stavolta sott'acqua. Io vi dico bravi perché avete visto il video precedente. Mentre per tutti coloro che mi stanno vedendo così conciato stanno dicendo nella loro mente: minchia, chi è sta cosa? Qua ragazzi c'è da tirarvi le orecchie, perché si vede che su 100 e oltre mila persone che hanno visto il video manchi proprio tu, vergognati. E comunque sia, non ripeterò più quello che ho detto la volta precedente. Quindi tutta la teoria che alimenta questo principio, uno studio molto interessante che ha funzionato sott'acqua, quindi se ti interessa vai a vederlo, ma oggi ne vedremo solamente i frutti sott'acqua perché stiamo per immergerci. E comunque sia, ragazzi, ho utilizzato la maglietta bianca, per tutti coloro che non l'avessero capito, andate a rivedervi il video, ma vedetevelo per bene. Ma avrei potuto utilizzare qualsiasi altro colore acceso, quindi fucsia, verde fosforescente, giallo, qualunque colore acceso, perché ciò che a me interessa è scomporre il mio corpo, allontanare la testa dalle gambe, che comunque sia sono già mimetizzate testa e gambe, e far apparire questa sagoma informe, perché è informe quello che comparirà ai loro occhi, perché vedranno soltanto un busto senza testa, senza gambe, quindi può essere uno straccio di qualunque colore, a me non interessa, e quindi indirizzare il loro sguardo a vedere là, perché la mia immagine è scomposta totalmente, 185 centimetri che scompaiono sott'acqua, e indirizzare il loro sguardo sul diavolo, perché in pratica io utilizzo sempre la straordinaria tecnica forchetta con qualunque scomposizione. Argento, dorata, io ho utilizzato in questo ultimo anno, come ho detto sempre nei video, utilizzo sempre la straordinaria tecnica forchetta. Ma quello che stiamo facendo, ragazzi, è fare degli esperimenti, vedere se la tecnica forchetta, che comunque sia col mimetismo totale funziona, può vedere che sta funzionando pure con la scomposizione d'immagine. È un'opportunità in più per voi, ragazzi, perché si può adattare questa tecnica ad altre soluzioni anche. E comunque si apre una parentesi, a me non piacciono le polemiche, ma è giusto precisare, per tutti coloro che hanno scritto in privato al mio amico Massimo Forchetta, che io chiamo Big Max perché riconosco la sua grandezza, hanno scritto in privato cercando di mettere zizzania tra me e lui, e citando sul fatto del bianco che io avessi detto che può essere anche fonte alimentare, cioè su 22 minuti di video io ho citato 5 secondi, che può essere anche buono per questo, perché può essere fonte alimentare, il bianco, sapete, tutti i corpi diventano bianco, 5 secondi questo, mentre il video va totalmente verso un'altra direzione, scomposizione d'immagine, non mi interessa quale colore utilizzo del busto. Siete andati a dire magari che io mi fossi appropriato di qualcosa che avesse utilizzato già Massimo Forchetta. Non ho bisogno di questo, io vado a mare per divertirmi, ragazzi. Massimo Forchetta ha pubblicato 2 video, potete andare a vederli. Uno praticamente, tutte e due nel periodo del Covid, no? Dove non si poteva pescare, è sceso in acqua per fare la nuotata e poi ha provato diversi prodotti, perché lui è una mente geniale, prova mille cose. Tra queste ha provato anche una maglietta bianca con cappuccio bianco, in un video aveva pure pantaloni bianchi, tutto bianco, visiera basculante bianco, era tutto bianco, ragazzi. E poi in un altro video invece è sceso con la maglietta bianca e il cappuccio bianco, ma sempre senza piombi e senza fucile, ragazzi, quindi senza pescare, per vedere un attimo il comportamento dei pesci. Questo è il suo studio, lo porterò avanti a lui, a me non interessa. Stiamo parlando di scomposizione di immagine estrema col bianco, col fucsia, col giallo, col verde, me ne frego, basta che il mio corpo sia scomposto, la testa tagliata di netto con le gambe. E quindi per te che hai parlato in privato con Massimo, hai mandato messaggi per mettere zizzania col mio amico, che tu forse non lo sai, ci sentiamo spesso, avevamo organizzato pure una pescata assieme, ci dovevamo vedere, e vi prometto a tutti voi che ci amate che lo faremo nei prossimi mesi. Vergognati, non è bello, il Signore ti guarda, è brutto, eh? Tu puoi scrivere tranquillamente qui nei commenti che ti risponderò io, come sempre faccio, con rispetto per tutti, rispondo a tutti. C'ho un dubbio, sai Fabio, io penso che io ti rispondo, ma prima di me possono risponderti tutti gli altri 12.000 bananini o tutti coloro che hanno visto il video e l'hanno realmente capito. Bello, amico di mare, forse ti stai sbagliando. Fabio non ha detto mica questo.
E chiudo parentesi qua, ragazzi, perché a me le polemiche non mi piacciono, io vado a mare per divertirmi. E quindi seguitemi, tuffiamoci in questa nuova avventura. Ma non mi imitate, perché io sono strano, sono particolare, ragazzi. Io non provengo da nazione alcuna, io vengo dalla luna. Namo! Ti fotte il lavoro, perché ti fotto la macchina o ti fotto la tipa sotto la luna. Non mi prende che distriscio la tua fiscio, io piscio sotto ciò che fila liscio come il Truman. Oh, nostalgia della mia luna leggera, ricordo una sera le stelle di una bandiera. Ma era una speranza, era una frontiera, era la primavera di una nuova era. Qualche pesce l'abbiamo già preso, quindi la cena è salva. Sembra che ci sia il deserto, però fiduciosi continuiamo. Thank you.
Ragazzi, era un bel sarago, però non sono riuscito più a ritrovarlo perché praticamente qui è pieno di rocce, poi là sotto in mezzo alle rocce che sono tutte sparse si creano dei tunnel che fanno sì che comunque si potrebbe spostare in qualunque punto. Peccato, l'avevo visto prima io questo sarago, l'avevo visto mentre ero a galla, era dietro una roccia, scendo giù silenziosamente, abbasso la visiera su basculante, lui non se ne accorge di nulla, lo punto e tiro, come avete potuto vedere, lo becco, però mi sembra di aver visto che l'asta, dopo che l'ho beccato, ha toccato la roccia, si è chiusa l'aletta, è tornato indietro, lui si è sfilato ed è andato a ficcarsi sotto la roccia e lì non c'è più niente da fare. E vabbè, peccato, continuiamo. Estrema, a differenza di quel giorno, oggi
per portare a casa questo pesce, per procurarlo, ho dovuto appellarmi al mio savoir-faire, quindi sapermi adattare nelle varie situazioni, perché pesci oggi ce n'è veramente poco, un deserto. Sembra di pescare in un altro spot. Comunque sì, abbiamo visto che la scomposizione di immagine associata alla straordinaria tecnica forchetta funziona alla grande, e nelle prossime pescate, se riuscirò a trovare dai cinesi una maglietta sempre in licra come questa qui, però di diverso colore, come vi ho detto io, di un colore acceso a tinta unita, proveremo la scomposizione d'immagine con il busto con un altro colore. Quindi una scomposizione d'immagine sempre estrema, ma senza utilizzare il bianco. Facciamo prove, ragazzi, mi piace sperimentare. Io no, sono nero, io no, sono bianco, io no.